Iniziamo subito perché siamo con un po' di ritardo. Com'è l'audio? Siamo in pieno periodo prenatalizio, quindi la sede è addobbata con le stelle di Natale, con la mostra che è stata preparata dal nostro consigliere Carbone Leonardo, per il quale facciamo un applauso perché ha fatto delle cose pregevoli. E questa sera il gran galà di Natale con persone che voi conoscete: Federica Gallo, Loredana Angelone al pianoforte e Gabriella Grassi, mezzo soprano. Dobbiamo essere molto contenti di essere arrivati a questa data molto importante dell'anno e noi, per concludere la serata, faremo un sorteggio. Vedete che abbiamo comprato un maxi panettone, pesa 3 kg. Questo è per i banchetti di 20 persone, di più. E ci sarà il sorteggio a fine serata, quindi c'è Elena che ha venduto i biglietti, chi volesse ancora comprarlo può avvicinarla. Vi ricordo che mercoledì sarà la serata conclusiva perché poi chiudiamo per le vacanze di Natale e faremo uno spettacolo molto bello, molto vario, molto divertente, quindi venite tutti. E dopo ci sarà la crispellata come tutti gli anni, va bene? D'accordo, la mostra, ecco, ho già parlato Leonardo. Mercoledì ci sarà il sorteggio pure di alcuni oggetti della mostra. Va bene, d'accordo. Bene, 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 devi dire un po'. Io volevo dire che si sorteggiano anche fidanzati con tre fasce di età, dai 20 ai 30, dai 40 ai 50 e dai 50 a 60, capaci di farsi la pastina. Va bene? E quelli da 18? I 18? Solo fidanzati maschi, per le donne non c'è richiesta. Abbiamo già alcune richieste precise: bello, ricco, che abbia tutti i denti, l'alito profumato e che si sappia fare la pastina, famoso non importa. Va bene, grazie, posso andare? Posso? Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Benvenuti presso l'Accademia del Tempo Libero, spazio di cultura a Reggino in cui i pregiati artisti esprimono i loro talenti già da tantissimo tempo. Questo grazie al sostegno di preziosi soci e della padrona di casa, la signora Silvana Veronà, a cui dedicherei un applauso, per favore. Buonasera. La quale è attiva nella nostra città per la promozione dell'arte e anche stasera ci permetterà di trascorrere del tempo insieme in occasione del Gran Galà di Natale. L'esibizione musicale è affidata al gruppo Lady Esis, le quali presentano un vasto repertorio che va dall'opera lirica alla musica contemporanea, dall'operetta alla canzone napoletana. Lo stile del gruppo è caratterizzato da raffinate armonizzazioni locali, dove il canto e il movimento scenico diventano protagonisti unici. La particolarità è data dalla coralità delle voci che non cantano mai soliste, in modo da avere un impatto sonoro insolito e privo di staticità. La formazione di questo gruppo nasce dalla passione e dell'esperienza ultradecennale di cantanti liriche, il soprano Federica Gallo e il mezzo soprano Gabriella Grassi, con la sezione musicale che accompagna il gruppo affidata alla pianista Loredana Angelone.
Formatosi nel 2013, il gruppo si è già esibito per importanti associazioni culturali e sociali, quali l'Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria, l'Associazione Fidata Morgana e ancora presso il Teatro Italia di Cosenza, Regium Iuli di Reggio Calabria e presso il Teatro di Giarre, oltre che a vari concerti organizzati all'interno dei progetti scolastici. Le artiste durante le loro esibizioni hanno riscosso grande successo e sono state citate anche dalla stampa locale. Il fine del gruppo è esprimersi e lavorare tra amiche, divertendosi. In questa occasione le Diesis saranno accompagnate dalla violinista Argira Morabito, il cui repertorio spazia dall'attività solistica, formazione da camera, quartetto e una vasta esperienza in ambito musicale, o in particolar modo per l'orchestra. Infatti si andrà a considerare come membro dell'orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Le nostre artiste affiancano al lavoro musicale anche quelli di docenti presso il MIUR. Passiamo adesso a presentare i brani della serata. Quello proposto sarà un galà concerto, spettacolo che attraverso arie e duetti comici rievocherà il mondo magico dell'operetta tra arie di Lear, Ranzato, Kalman, Bernaschi, Lombardo e Strauss, per poi terminare con un momento magico della tradizione natalizia. Avremo La leggenda dei campanelli nella notte misteriosa e Fox della luna dal paese dei campanelli, il valzer di Fru Fru e O Cincillà dalla duchessa del Vantambarem, Tu che mi hai preso il cor dal paese del sorriso, Fantasie di Balzer da Sangue viennese, Tace il labbro dalla Vedova Allegra e Ben Nuit dalla Barcalorti Offenbach. Buon ascolto.
Grazie.
giunti alla seconda parte della serata. Dopo esserci immersi in operette dal profumo d'altri tempi, passiamo al repertorio musicale natalizio. Ascolteremo i brani più famosi che rendono incantata qualsiasi atmosfera con la magia del Santo Natale. Brani nati nella terra della nostra Italia di cui andare veramente fieri e brani internazionali che sicuramente riconoscerete già dalle primissime note. Per voi, Tu scendi dalle stelle, White Christmas, Minuit Chrétien, Fantasia musicale natalizia, Fermarono i cieli, Ninna Nanna di Mozart, Happy Christmas, War is Over, Jingle Bells e, come gran finale, La Marcia Radeschi. Buon ascolto! Questo è il bello della diretta, quindi un applauso alle nostre artiste. Oh,
tabellata. Buonasera. Chiudiamo questa bella carrellata dopo avervi fatto gli auguri più musicali possibili. Ringrazio l'Accademia, ringrazio la persona di Silvana Velonà, tutto il suo direttivo, voi presenti, voi soci, e vi auguriamo un sereno Natale e perché anche un futuro anno nuovo di speranza per tutti noi. Adesso vi salutiamo con un classico alla quale voi ci accompagnerete anche. Grazie. Abbiamo avuto il piacere per l'ennesima volta, perché non sono nuove queste signore in questa sala, ma stasera ci hanno offerto un saggio non solo della loro bravura, che è conosciuta da tutti noi e non solo da noi, ma diciamo dal mondo intero, dal nostro mondo almeno, da un mondo lirico, da tutto il mondo. Ecco, però Federica Gallo, Gabriella Grassi, Loredana Angeloni e Arkira Morabito ci hanno allietato con una carrellata che è spaziata dall'operetta alle melodie natalizie, ed è il più bell'augurio che ci hanno potuto fare e che noi contraccambiamo a loro. Di buon Natale e di un anno sereno. Grazie. Ringraziamento alla presentatrice che ha introdotto con la solita bravura questa serata. E adesso fermatevi, bloccatevi, perché la presidente mi ordina di non muovervi dalle poltrone, perché adesso passeremo al sorteggio del panettone. Ciao.
Quanti biglietti estrai? Uno solo? O tre tentazioni? No, tre tentativi. Sì, chi è peggio? Chi è peggio? Eccoci qua, proseguiamo adesso con il sorteggio. Un panettone di quanti chili? 3 chili. Quindi per famiglia, per vicini, per tutti quanti. Natale e Capodanno. Ci il biglietto vincente, purtroppo non avrei voluto questa responsabilità, però dai. Facciamo il primo biglietto. Il primo biglietto sarà il biglietto vincente. Colpo secco, senza colpo ferire, forza. Rullo di tamburi. Allora, la responsabilità sarà anche della signora Silvana Melonati. Eccoci qua. La mano. No, quello. L'ho preso. Marina Amedeo. La nostra segretaria. Siamo contenti. Azione del numero 10. Numero 10. Associato a me. Ma il direttivo non convince. È il primo che si è contato. Numero 10. Numero 10. Hai ragione. Francesco. A Marina Amedeo, il nostro panettone. Complimenti alla vincitrice. Grazie. Rimani in famiglia. È rimasto in casa il panettone. Scusate, il diabetologo sequestra il panettone. Buonasera a tutti, di nuovo e auguri. Un grazie alle nostre artiste, a voi presenti, alla signora Silvana Melonati, all'Accademia del Tempo Libero, e il grazie più sentito a voi per la vostra partecipazione, per la vostra presenza, e con questo augurio musicale vi auguriamo buone feste e buon Natale. Auguri! Abbiamo già dato, basta. Oh, non facete la voglia dopo, eh? Dopo direttivo. L'hanno segnato. Una pelliccia mi dovevo portare. Buonasera, scusate, io sono